Se siete dei cacciatori di emblemi o anche semplicemente di Pokémon cromatici, questo nuovo evento, questa nuova tipologia di evento, potrebbe interessarvi. Naturalmente stiamo parlando di Pokémon Scarlatto e Violetto e non più di Raid e Terra Crystal, bensì di comparse massicce. Per cui comparse massicce, Pokémon cromatici, già sapete. Vi ho pubblicato il video sul canale su come trovare i Pokémon Shiny all'interno delle comparse massicce, che è ad oggi, secondo me, il metodo migliore, con le percentuali migliori e senz'altro anche più divertente del metodo Masuda. Vabbè, quello lo deciderete voi. Comunque è un metodo decisamente molto valido. Ma sto divagando, torniamo all'evento delle comparse massicce. In questo caso parliamo di Clefairy. Quindi Clefairy, sì, sarà il tema del video di oggi, nonché dell'evento, e quindi apparirà nelle comparse massicce sia di Paldea che di Nordivia, o Nordivia, come preferite pronunciarlo. Perché ho specificato Paldea? Perché normalmente Clefairy non è possibile trovarlo a Paldea, ma in questo caso, per questo evento, anche chi non ha acquistato il DLC, la maschera turchese, potrà incontrare Clefairy a Paldea senza nessun problema. Lo so, si possono trasferire i Pokémon, c'è Pokémon Home, però se per qualche motivo non avete avuto la possibilità di farlo, adesso potete catturarne uno e potete anche shiny huntarlo, come vi dicevo prima. Ma perché all'inizio vi ho menzionato gli emblemi? Beh, perché il Clefairy durante queste Mass Outbreaks potrà apparire con maggior frequenza con un emblema specifico, ovvero l'emblema del buon umore, che insieme ad altri, se non sbaglio, 27 emblemi, fa parte di quegli emblemi legati alla personalità del Pokémon, quindi in totale sono 28, per cui come si ottengono questi emblemi innanzitutto? Beh, quando voi catturate un Pokémon selvatico, c'è una piccola possibilità intanto di incontrarne uno con un qualsiasi emblema. In più considerate che ce ne sono 28 in totale e di conseguenza trovarlo con un emblema specifico potrebbe davvero essere molto difficile. Per cui, cercate un Clefairy con l'emblema del buon umore? In questo evento la percentuale aumenta. Non entriamo qui troppo nel dettaglio dei numeri contro numeri percentuali perché tanto non interessa a nessuno, c'è più possibilità di. Andiamo su Serbi. Allora, l'evento è iniziato chiaramente oggi, terminerà domenica 1, come al solito da noi saranno penso le 2 di notte di lunedì, ma insomma per semplificarci la vita diciamo che terminerà domenica. Questo è l'emblema, l'Upbeat Mark in inglese si chiama, e 5%, quindi c'è la possibilità del 5% di trovarlo. Ok, ci può stare. Natura random, shiny rate standard, quindi non è aumentata la possibilità di trovarne uno shiny, ma potete fare con il metodo che vi ho detto prima per, credo, la quinta volta, questo qui ve l'ho menzionato. Mass Outbreaks, metodo per gli shiny, c'è già il video sul canale. Hold item known, quindi non avrà alcun tipo di oggetto, di strumento. Versioni both, quindi sia su Scarlatto che su Violetto, e ricordatevi sempre, come vi ho detto prima, che apparirà anche a Paldea. Per il resto, natura chiaramente randomica, la dimensione anche, e il livello potrà andare dal 10 al 60, poi in base anche a quanti progressi avete fatto in gioco. Direi che ci siamo. Game. Allora, ecco, vi avevo aperto subito la notizia direttamente in gioco di queste comparse massicce. Andiamola a leggere, ma credo non ci siano altre informazioni che non vi ho detto. I Clefairy sono attratti dalla luna piena e si radunano in gruppi quando è alta nel cielo. Fino alle 23.59 UTC di domenica 1 ottobre 2023 si verificheranno comparse massicce di Clefairy a Nordivia e a Paldea. Questo Pokémon normalmente non appare a Paldea, ma nel corso di questo evento si verificheranno comparse massicce di Clefairy anche lì. Inoltre, in queste comparse massicce speciali, sarà più probabile incontrare dei Clefairy con l'emblema buon umore. Ok, ci ho preso. Sicuramente è la luce della luna piena a renderli così contenti. Durata dell'evento e bla bla bla. Perfetto. Allora, torniamo al gioco. Chiaramente dovete, perfetto, connettervi ad internet. Dopodiché, aprendo la mappa, dovremmo riuscire a trovare, eccole qua, le comparse massicce di Clefairy. Si notano in questo caso che sono diverse dalle altre perché hanno lo sbrilluccichio, in questo caso giallo. Vediamo quante ce ne sono. Oh, tante. Ok. Perfetto. Controlliamo anche a Paldea. Giusto per la controprova. Esatto. Appaiono anche di qua. Va bene. Mi reco in una comparsa massiccia e poi vediamo. Non so se... Vabbè, proverò a catturarne qualcuno, ma... Se non lo catturo con l'emblema è lo stesso. Che bel posticino.
Va bene, penso che siano anche qua su. Dai, Miraidon, perché scivoli all'indietro? Ok, ci siamo. Ah, il meleto, perfetto. Beh, catturiamoli. Quick Ball. Siccome sono pigro e non volevo sprecare altre Quick Ball, ne ho catturati solamente 5. Controlliamo se per caso hanno l'emblema. Andiamo qua. Nope. 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 Emblema sottotono. Ah. Beh, non è quello del buon umore, ma è comunque un emblema. Ottimo. Ah, se vi steste chiedendo a cosa serve, per puro collezionismo l'emblema. E in più si legge anche una scrittina quando si lancia in campo il Pokémon. Fateci caso. Clefairy sfinito. Meraviglioso. Ok, direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo evento. E soprattutto se questo genere di video vi è utile. Quindi, se vi interessa vederne altri su altri eventi di questo tipo qua, così insomma da rimanere aggiornati. La prossima settimana ci sarà un nuovo evento a 7 stelle, ma purtroppo non essendo a casa, cosa che vi ho già detto, se seguite le live non posso chiaramente registrarlo, quindi potrebbe uscire o quando l'evento è già finito, tipo lunedì o martedì della settimana in cui sarà presente l'evento, oppure direttamente la settimana dopo, perché sapete che l'evento a 7 stelle torna anche un'altra volta. Per il resto, se volete abbonatevi al canale, lo sapete, mi dà un supporto incredibile. Ricordatevi il like, il commento, quello non costa nulla, l'iscrizione, la campanellina. E noi ci vediamo in un prossimo video.